Basta arrivare a classe e chiedere in giro al primo che passa per capire quanto la comunità di classe sia esasperata dalla presenza del campo nomadi vicino alla basilica. I gestori dei locali di ristorazione o alimentari si lamentano. Le signore dicono di avere paura e parlano solo a condizione di non essere riprese in volto. Si sentono tutti un po' abbandonati a se stessi, benché ammettano che negli ultimi giorni qualcosa sia cambiato. Si vedono più pattuglie delle forze dell'ordine in giro per classe e forse per questo. Nel parcheggio a fianco alla basilica di Camper Rom oggi pomeriggio non ce n'erano più. Noi ci conviviamo da ben 3 mesi, è da giugno, e il discorso è loro sono situati dall'altra parte della basilica, quindi nel parcheggio pubblico, ne hanno preso possesso e sono praticamente ad agosto arrivati ad essere fino a 50, quindi non è tanto una piccola comunità, ma per noi del paese che non ne siamo abituati, per noi è un problema molto grave, anche perché il comportamento, per quanto loro si possano anche cercare di, appunto, di stare molto educati nei confronti del prossimo, ma è nella loro indole forse. Noi abbiamo a che fare da 3 mesi con rifiuti di ogni genere lasciati in tutti i parcheggi dove loro vanno, maleducazione, confusione, noi dei locali qui siamo arrivati quasi al limite della sopportabilità in quanto quando entrano nei locali confusione e poi cercano sempre di appropriarsi indebitamente dei nostri prodotti. Non è diciamo uno sfogo che è stato fatto pubblicamente per le TV e nei giornali, ma è stato fatto da tutti i cittadini di classe, privatamente sia a tutte le forze dell'ordine. Sono ben 3 mesi che sia noi dei locali pubblici che i privati che abitano nelle zone limitrofe a questo accampamento segnalano alle forze dell'ordine questo problema. Allora, lei è una commerciante qui di classe? Sì. E rispetto alla presenza degli zingari, anche lei li ha notati? È vero, ci sono? Li ho notati e sono venuti anche nel negozio e hanno portato via anche delle cose. Li abbiamo corso anche dietro e è una roba che non è ammissibile. Cioè, è ora di farla finita perché in un paese così hanno riempito il parcheggio, i turisti arrivano, se ne vanno. Noi abbiamo solo questa chiesa qui che potrebbe attirare un po' di turismo e è una vergogna. Stamattina il nonnino ha dovuto chiudere il parco perché era pieno di cacca e di pipì dove i bambini giocano, perché hanno visto dei bimbi girare nudi dentro il parco tranquillamente, senza problemi. Non si può. Adesso in questo periodo io vivo sigillata in casa, un mese fa vivevo con le porte aperte, io ho un bambino piccolo anch'io e chiudo tutto. Quindi c'è anche proprio paura? Paura, terrore, no paura, terrore che mi entrano in casa mentre dormo. Sì, ce ne sono tanti e hanno invaso tutto il parcheggio là dove ci sono il parcheggio dei camper e quindi danno fastidio. Sono una comunità invadente? Insomma, sono abbastanza invasivi. E a lei risulta che ci siano stati furti o comunque danni a cose qui a classe dovuti ipoteticamente a loro? Furti dovuti a loro non siamo in grado di dirlo, quindi è fatica a dare un giudizio su queste cose qui. Sicuramente danni qualcosa lì nel parcheggio l'hanno fatto. Senta, qualcun altro mi ha detto io ho paura, soprattutto delle donne mi hanno detto io ho paura. Secondo lei sono pericolosi? Non sono in grado di dirlo, per me no. Io vedo che vengono anche in negozio, però non hanno mai creato danni, almeno qui da me. La questione degli zingari, c'è una famiglia di zingari che hanno comprato un lotto di terreno in fondo a via Mazzotti, una punta di terreno, ma da tanti anni fa che ce l'hanno loro. E dopo quelli, scendo là, come hanno detto i carabinieri adesso, lasciano casa sua, però chiamano tutti gli altri, c'erano 18 camper l'altra notte qui, e sono venuti i carabinieri, i vigili, cose, che li hanno mandati via. Di conseguenza, dicono che lo sanno anche loro, che loro la legge non c'è per mandarli via, che dopo 5 minuti sono qui di nuovo, qua fanno il bagno qui davanti, nudi anche davanti alle case, mandano i bambini sporchi dentro i pullman dei turisti ed è una cosa vergognosa. Oh, fanno i suoi bisogni tutti lì, vede? Tutti lì ed è una vergogna. Qui abbiamo pulito stamattina le secche, le cose perché c'era tanta roba, perché loro buttano tutto lì. Si può convivere con una roba? Oh, qui un camper non viene più perché quando vede quella gente lì va via.
Di solito però loro stanziano qui in questo parcheggio qui, proprio a fianco alla basilica adesso, di classe. Prima, perché prima qui non sono mai venuti, perché io chiamo subito vigili e carabinieri, perché qui non possono venire, perché qui è zona turistica, qui rovinano tutto. Io l'ho detto anche con l'architetto Costinelli, con l'intendenza dei monumenti, qua rovinano il turismo. Sì, abbiamo avuto le risposte più incredibili da parte delle forze d'ordine. Una è che se per caso noi li mandiamo via da classe, poi si sposteranno in altri paesi e domani avranno la stessa richiesta da quest'altro paese e così via, e quindi loro non possono farci niente. Ho sentito dire da una mia concittadina che a loro è stato risposto che non sarebbero intervenuti perché erano troppi e a quell'ora della notte non avrebbero mandato una pattuglia per sfollarli. La polizia municipale ne è al corrente, infatti io ho parlato proprio anche l'altro giorno con una loro esponente, sono al corrente di tutto, però non succede niente. E quello che noi ci chiediamo, infatti non so se lei ha letto appunto lo sfogo di molti cittadini, è la sovrintendenza ai monumenti di classe, che cosa sta facendo per questo, visto che ci sono delle normative molto rigide al quale loro vogliono far rispettare per quello che riguarda qualsiasi cosa che vada in minimo anche a deturpare l'immagine della basilica. E cosa sta facendo la sovrintendenza per questo, visto che la nostra voce non è presa in considerazione più di tanto dalle forze dell'ordine? Ma mi spiegano altri residenti. Alcune roulotte stazionano poco più avanti, in via Mazzotti, vicino ai campi, vicino agli orti, in un fazzoletto di terra che, secondo alcuni residenti di classe, è stato venduto alcuni anni fa proprio ai Rom. Hanno il territorio qua, era un pezzo di terreno, davvero. C'era proprio vicino al mio da orto, di fianco. Senta, quanti sono? Non lo so, numerosi, numero esatto non lo so. Quello che noi abbiamo dimostrato nei loro confronti, che è cercare un attimo di comprenderli e di integrarli, però non siamo ricambiati in questo. E arrivano sempre di più, fino a mandarci a questo livello di esasperazione. Ormai il paese non ne può più. Che qualcuno faccia qualcosa. Sara Pietracci per Ravenna Web TV.